Quando ero piccola, ogni pomeriggio dopo l'asilo andavo da mia nonna. Mi divertivo molto da lei, perché sapevo che dopo Candy Candy arrivava lui. A quell'epoca era appena maggiorenne. E ricordo che mi piaceva entrare in camera sua ed ammirare la sua raccolta di fumetti. Un'enorme raccolta di Tex Willer e Dylan Dog. E ogni volta che entravo prendevo uno dei libri di Dylan Dog perché volevo guardarlo, ma poi sfogliandolo mi spaventavo perché c'era sempre qualche vampiro che mordeva il collo di qualche bella ragazza. E così chiudevo il libro lanciandolo proprio sulla mensola dove c'era la sua collezione e scappavo in camera mia. Oppure andavo in salotto, insomma cercavo la stanza più lontana perché camera sua mi faceva paura. Ci sono i vampiri, gli dicevo. E lui iniziava a ridere, a prendermi in giro. Ma sono solo disegni, non ti mangiano mica, mi diceva. E poi mi prendeva in braccio e mi portava nella sua camera e mi diceva: "Vedi, non c'è nessuno. Vola, vola, vola." E mi lanciava sempre in aria, quasi a toccare il soffitto. E io ridevo tantissimo, potevo fare la pipì addosso. A volte invece, quando tornava da Riccione o da casa di qualche suo amico, nemmeno mi salutava. Entrava direttamente in camera sua, sbattendo la porta e chiudendo la chiave, rimanendo lì dentro per ore. E io appoggiavo di nascosto l'orecchio alla porta per sapere cosa facesse, perché in quel momento provavo paura e curiosità. Paura perché sapevo, o almeno credevo, che quando si comportava così era perché ce l'aveva con qualcuno. E io avevo paura che fosse arrabbiato con me perché avevo to toccato la sua collezione. E passavano i giorni, i mesi, e comunque la storia si ripeteva sempre più frequentemente, fino a malapena rivolgermi il saluto, a trattare male mia nonna e i miei familiari. E così passarono anche gli anni. Io ormai ero grande, facevo la maturità. E nei momenti di crisi di astinenza gravi ci gridava contro. Era riconoscibile, ansimava. Aveva addirittura anche la schiuma alla bocca. Più di una volta mio padre è stato costretto a partire in piena notte per andare a aiutare mio nonno a tenerlo fermo nel letto. Altre volte capitava che mi guardasse con gli occhi terrorizzati e mi gridasse di andarmene. A volte eravamo costretti a chiuderlo quasi a chiave in camera. Era come un animale in gabbia, come se fosse diventato un'altra persona. Poi 10 minuti dopo veniva da me e mi chiedeva scusa, ci chiedeva scusa tutti quanti. Ci chiedeva di comprendere che la persona che ci aveva gridato contro quelle cose cattive non era lui. Era come se fosse appunto posseduto da un'altra persona, come se a parlare fosse l'eroina. Non ne posso più, la prima cosa a cui penso la mattina quando mi alzo è come procurarmi la droga, mi diceva. E quando tornavo a casa, a volte piangendo, mia madre non aveva nemmeno la forza di chiedermi il perché, ma sinceramente nemmeno io avevo la forza di spiegarle, di parlarle. Facevamo finta di nulla. E poi una sera, alla vigilia del suo ingresso in comunità, venne invitato da un amico fidato di famiglia a mangiare una pizza, per salutarsi e per augurargli buona fortuna, perché poi di lì da un anno non avrebbe più avuto contatti con nessuno. "E vado a piedi, così faccio due passi", ci disse. Ma purtroppo non arrivò mai a casa del suo amico. Lo ritrovarono un'ora dopo, agonizzante nel parco. La droga aveva vinto lui, noi. Aveva vinto su tutto. "Un'ultima dose e domani cambierò vita", e gli fu fatale. Morì
perché la donna bianca lo aveva fatto schiavo. Fatto schiavo lui e tutti coloro che gli stavano accanto. Anche noi, purtroppo. L'animale in gabbia, nel modo più crudele, si è liberato.